ce l'abbiamo fatta! Ora facciamo un po' un riassunto della cosa. Allora, mi era venuto in mente di buttarmi in campo con le mie idee, perché tutti hanno le sue idee e poi si è capito di cosa parlano. Io invece avevo un'idea meravigliosa, preziosa, che a me, come si chiama quello dei capelli, mi faceva proprio, no? E perché a me non mi fa niente nessuno con le idee che ho nel cervello, io dentro questo cranio. Alla cosa mi sono inventato, o se io pianto le monete, ho non risolto il problema. Nasce l'albero delle monete e risolto il problema. Il problema qual è stato però? Che qualcuno durante la notte si è fregato le monete. E infatti siamo venuti a scavare, sono venuti a scavare, le monete non c'erano, l'albero non c'era, qualcuno si è fregato, o erano sparite. Scusa quello che ci ho fatto l'innesto così non sa più, è cascata, questo ladro non l'ha visto, non c'erano più ladri di una volta che vedono tutto. E, anzi, anche io mi immaginavo strano, no? Che i ladri venissero a rubare, e invece no, continuano a rubare, proprio ladri, io, non erano, sono proprio ladri, no, come noi persone oneste. Fatto sta che ho detto, no, non mi possono fermare, no, non ci possono fermare con questo complotto contro noi italiani che abbiamo l'inventiva per risolvere i nostri problemi fino all'ultimo e ci crediamo dritti come un treno, come diceva qualcuno che ha avuto giù il governo. Ecco, Edoardo, sì. E noi ci ho riprovato. Non lavori, guarda e lavori. L'albero delle monete. Ho l'albero delle monete. Ecco, eccolo lì, l'albero della moneta. Oh, e allora cosa succede ora? Succede quello che nessuno si poteva aspettare. Un attimo che ve lo faccio vedere. Ma dicevo, l'albero c'è. Quindi la cosa funziona. Intanto io però me lo devo coltivare. Quindi ho portato un'altra volta il coso perché voglio. Capito? Voglio che poi ci siano dubbi, no? Che poi dice, ma allora te hai detto, no, no, io me lo sto coltivando, l'albero della mia bella moneta, capito? Perché a noi tedeschi, che loro c'hanno tutto, Hackettung, no? Poi l'italiano, spaghetti, mandolino, noi siamo anche inventivi, ragazzi, la Ferrari chi ce l'ha? Noi l'abbiamo inventata noi la Ferrari. E allora dicevo, l'albero l'abbiamo, l'albero delle monete. C'è già anche un figliolo. E allora cosa mi sono pensato di fare? Siccome lo so che adesso ci sarà la fila, tutta questa cosa, l'interesse generale, parleranno i giornali, TV, e farsi siti, tutti. Allora mi devo avvantaggiare. Si è detto, tanto annacquato perché è bene annacquare la pianta, perché non abbia a morire con questo cardo. E poi, che nessuno toglie, che se ne volete un po' di questa terra miracolosa, ciò se vi dà una mano, cioè non è che io voglio tutto per me, io l'ho fatto anche per voi, voglio dire, a me Vanda Marchi, a me Vanda Marchi, dov'è? A me Vanda Marchi, se avete capito, non so me ne imbrogliono mai lei, no, e qui io vi do la terra giusta, con tutto così al naturale, sassi, non me ne frega niente, venite tranquillamente, con fiducia, che a me maghi proprio. E c'ho proprio il terreno magico, capito? Questo è l'orto dei miracoli, capito? Terreno, come si chiama? Il campo dei miracoli. C'era a Castel Giovanni il campo dei miracoli. Allora dicevo, perché essere egoista? O diamola un po' a tutti, vendiamola. Prezzi modici. A noi, cioè, ditelo più che altro ai tedeschi che noi abbiamo la terra miracolosa. Vediamo di vendere un po' a loro, no? Sempre case, palazzi e ville. Anche un po' di terreno buono, capito? Che ci possono piantare quelle vogliono, anche le patate, i pomodori, ce ne frega nulla. Certo, se ci piantano le monete, ci sono problemi. L'importante è che ci dicano dove l'hanno piantata, perché ci sono persone oneste, ma ci sono persone che prima si hanno fottuto le mie monete. Ma insomma, questa è una cosa da poco. L'importante è vendere il nostro prodotto, capito? Che è genuino, che ce l'abbiamo solo noi la terra italiana, mia. Vabbè, da Giosi il filtrato speciale è tutto, da Giosi un po' Pinocchio e un po' Volpe e un po' Gatto, è un po' tutto. Questa è la mia idea per entrare in campo, diciamo così. Meglio qui che Camposanto. Ciao, ci vediamo ragazzi, arrivederci.